Ma hey, ben ritrovati l'Andralink91 in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo il viaggio di Tsubasa e il prossimo incontro è contro la Otomo. Quindi, cominciamo subitissimo. Aspetta però, possiamo anche fare la riunione tattica o vedere i filmati. Ma direi di andare subitissimo all'incontro, dai. Voglio prendere a calci un po' di palloni. Giocatori e avversari si prendono a gomitate o con sforbiciate in mezzo alle gambe che gliele tranciamo proprio di prepotenza. Però per il resto non è fallo, perché il cielo estivo sopra Shizuoka è limpido e tutto è pronto per l'inizio del torneo regionale di calcio. Quale scuola avrà l'onore di rappresentarci alle nazionali di quest'anno? Ovviamente la favorita è la squadra che ha trionfato l'anno scorso, ovvero la Nankatsu. Questa squadra non ha mai subito sconfitte da quando può contare sul suo capitano Tsubasa Ozora. Non solo, questo team è già entrato nella storia per aver vinto le nazionali sia l'anno scorso che quello precedente. Iniziamo con la cerimonia di apertura. Ecco lo standardo del campionato, il capitano Tsubasa Ozora della squadra campione in carica, la Nankatsu. Ora riconsegna lo standardo del torneo. Ishizaki, quest'anno lo standard lo conquisteremo noi. Che stai blaterando? Risparmia le chiacchiere per la finale, se ci arriverete. È la lingua lunga, eh? Bene, non solo arriveremo in finale, ma lo faremo segnando più gol e subendo nemmeno di voi. Ma smettila! Pensi davvero che perderemo contro di voi? Vediamo se è davvero fegato. Scommettiamo! Chi perde farà qualsiasi cosa voglia il vincitore. Io non accetterei una sfida del genere. Primo perché perderei, secondo perché no. Devo lottare per la finale. Questa sarà la vostra prima sconfitta, vedrete. Ma una volta eravamo amici e ora ci volete... Ma come che razza di spaccone? Non ho detto nulla. Hai ancora quel sorriso così sicuro? Aspetta e vedrai. Quando arriverà la finale cancellerò quel sorrisetto dalla tua faccia e ti farò conoscere la sconfitta. Ma perché parlano con questa voce da trentenni... vissuti proprio che fumano dalla mattina alla sera, hanno questa voce tutta rauca di ragazzini andate alle medie, abbiate una voce adatta alla situazione, siete dei quattordicenni, dei quindicenni, voglio dire. Va bene che io a 15 anni avevo questa voce, ma io sono fatto male, è un altro conto. La Nankatsu era la favorita e con Tsubasa alla guida supera senza problemi tutti i suoi incontri. Ah, perfetto. Però anche l'Otomo, grazie alla difesa di Urabe, Nakayama, Kishida e Nishio. Ah, ok, si rafforzò. Bene, bene. Il centravanti Nitta segnò una rete dietro l'altra, facendo avanzare la sua squadra lungo tutto il torneo. Poi giunse il giorno della finale, l'evento in cui i due titani si sarebbero finalmente scontrati. E allora affrontiamoci. Finora i nostri avversari del torneo non sono stati granché, ma con l'Otomo sarà diverso. Non hanno concesso neppure un gol agli avversari in tutto il torneo. La loro strategia punta tutto sulla difesa. Il quartetto dell'Otomo e il loro altissimo portiere formano una muraglia in grado di fermare qualsiasi attaccante. La muraglia infinita! Sì, c'era qualcosa sui 100 metri, ma non fa nulla. La loro è una tattica semplice ma efficace, va benissimo. Bisogna rimanere concentrati, come in ogni partita. Ah, siamo in trasferta quindi, con la maglia rossa, anche se in realtà nell'anime non si vede mai la maglia rossa. Ah, può giocare da centrocampista difensivo. Ah, vuoi marcare Nitta, perché? Se resta in attacco Nitta sarà l'unica punta dell'Otomo e avrà campo libero. E poi se vedesse come mi guarda, mi sta sfidando, e non mi tirerò indietro. Allora seguiamo il tuo piano. Tutti d'accordo, è il capitano, decide lui? Il mister ha sempre l'ultima parola, ma in campo è il capitano che dà le direttive. Ragazzi, oggi porteremo a casa il nostro terzo campionato. Vi prometto che vinceremo. Uss. Quindi noi, da quello che ho capito, noi giochiamo tutto il campionato delle medie, dalla fine del campionato, fino ad arrivare poi al mondiale. E fino a vincere il mondiale, mi sembra. Ci siamo impegnati molto quest'anno, solo per poter battere la Nankatsu. Oggi è il giorno in cui realizzeremo l'obiettivo. Dopo tutti i nostri allenamenti da Nankatsu non riuscirà neanche a vedere la palla. Quest'anno li travolgeremo e avanzeremo alle nazionali! Convinti voi. Sta a guardare Tsubasa Ozora. Questo è il nostro momento. Però con quel dente da
Da cosa sei? Cosa mi deve rappresentare? Shun Nitta. Corre i 100 metri in 11 secondi. Usain Bolt in meno. Lui è un ragazzino. Usain Bolt è... ce l'ha l'età. しかも翼くんは 3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン。また、新田くんも 2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合。果たしてサッカー王国静岡を制するのは上昇南葛か、 それとも新鋭大友か。さあ、大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。 Praticamente i vecchi compagni di Tsubasa da Nankatsu si trasferiscono per potergli rompere il sedere a calcio. Devi proprio essere malato per architettare una cosa del genere, ovvero trasferirti di scuola e abbandonare i tuoi vecchi compagni per andare contro quelli che insomma ti facevano un po' sfigurare in campo. Però vabbè. Loro sono la causa del nostro desiderio di battere la Nankatsu, quindi praticamente... ah, ecco perché, capito, siccome sono stati scelti come migliori giocatori e loro no, devono vincere per forza. Noi quattro siamo rimasti nell'ombra, non eravamo nulla, e dovevi giocare meglio. È stata la voglia di dimostrare il nostro valore a farci arrivare fin qui. E per quanto riguarda te, Tsubasa, ci siamo allenati un anno intero per un unico scopo: battere la Nankatsu. Battere te! Abbiamo lavorato sodo ogni giorno per essere alla tua altezza, per poter reagire alle tue finte. Ci siamo allenati fino allo stremo per un anno. Non avremo il tuo talento, ma non siamo secondi a nessuno in quanto impegno. Ma se hai il talento non ti serve l'impegno a un certo punto. Quindi, alla fine, voi acquisite il talento impegnandovi. Ecco questo che c'ha la voce da ottantenne. Finalmente potremo giocare contro Tsubasa Ozora. Avviare il tutorial? No. Eccoci qua. Eseguendo certe azioni in episodio Tsubasa puoi vedere filmati speciali chiamati Demo Azione Drammatica Dead Papà, che ricreano alcuni momenti della serie. Puoi vedere i requisiti per sbloccare queste scene nel menu collezione. Va bene. Ok, andiamo indietro ovviamente per iniziare. Ah, perché così lontana? Pensavo ci fosse... vabbè, non c'era nessuno, va bene. Non è importante. Però portiere, no? Io mo capisco che portiere debba un attimino, però... ok. Al centro. No, malissimo, malissimo. Che cavolo combina? Ma siamo scemi? Come, come, come? Ma cosa succede? No, ehi, come l'ha superata? Ehi. Eh sì, mo ti faccio fa gol, no, aspettati. Che cosa è successo? Belle queste idee, queste dad. Oh, oh! No, tempismo sbagliato. Peccato. Dove sta il mio giocatore? Eccolo qua. Ah, troppo tardi, troppo potente. Vabbè, gli stavo di fianco, è ovvio. Tsubasa-senpai, 俺の力を見せてやれ!
Attenzione, raga, c'era quasi, eh? Attenzione! Non male, Tsubasa. Avevo mirato la tua faccia. Se l'avessi scansata, avremmo segnato. Si è scansato. Invece sei riuscito a sfiorarla e deviarla. Ah, come che non si è visto? Non ti arrendi proprio mai, eh? Grazie, Nitta. Cosa? Che bella sensazione. Era da tanto che non trovavo qualcuno capace di infiammarmi così. Contento tu? Boh, non ci ho fatto caso, ma devo essere ciecato in questi giorni perché non mi accorgo delle cose più basilari. Wow, qua c'hanno certe gambe qui, ragazzi. I giocatori. Cos'è? Difesa critica, va bene. Mi fa accumulare i punti zona, no? Però... Vai! Ma cosa? Perché? Ma aveva caricato il tiro speciale? Dov'è Tsubasa che fa le scivolate da solo? Oh, grande, bravo! Complimenti! Eh? Eh? Dov'è tuo dio ora? Non lo so, carica il tiro ma non è quello speciale. Forse devo essere più vicino? Non pensavo ci fosse tipo un limite per... Cavoli! Allergico alla sconfitta. Che cosa? Cos'è tipo sudore e lacrime di Nazume Eleven? Queste cose così tipo? Ok, avevo provato la parata. Beh, ho vinto. Bene. Bella quella, mi piace molto. Proprio... Ah, sì, stavo troppo lontano. Oh, pensavo di essere oltre il centrocampo. Pensavo di essere oltre la metà avversaria. Però, ragazzi, quel gol fatto proprio a fuffa è... tremendo. Quando si verifica un fuorigioco, il gioco riprende. Sì, so cos'è un fuorigioco, non sono nato ieri. No, devo fare il filtrante lì. Pensavo ci fosse qualcuno. Dicevo, pensavo ci fosse qualcun altro. Oh, bravissimo. Ma lei è mago allora. No, vabbè. Bravo. Bravo Morisaki. Quando ti voglio bene. Prossimo è gol. Vabbè, per la miseria. Sì, non capisco, raga. Dov'è? Tsubasa. No, come ha fatto? Come? Mi spiegate come fa a evitarli? Non è plausibile. Portiere, per l'amor del cielo, portiere. Ce l'ha fatta. È sfiancato il portiere, per favore. Ragazzi, teniamo la palla oltre il centrocampo. Ecco, eccola là. Per l'amor del cielo, per l'amor del cielo. Ma no, no, ero lì davanti a lui. Gol. Mannaggia a voi. Ma... Ah... Sì, io avrei premuto, ecco. Non so se te ne eri accorto il gioco, Va bene, va bene. Ehi. Sì, però è impossibile. Cioè, no, fanno troppi. Sono troppo perfetti i contrasti loro. È impossibile. Non è possibile. Da dietro anche? Ah, no, non è. Madonna, raga, seppure questo non era normale, Va bene, teniamo la palla. Yoshiko-kun, koko kara long feed okutta.
Perfetto, zona L, zona V, così si ricarica anche il portiere. Troppo lontano, sempre troppo lontano. Non mi ci prendo bene con le distanze. Devo stare più attento. No, questo ho premuto male i pulsanti. Non lo so, pensavo che non era neanche che non era mia a quel momento. Vabbè, deviata perfettamente, bravi. Ok. Bene, bravo, passala. Perfetto, opla. Ok. Ma come ha fatto? Ma sì, però fanno troppi contrasti perfetti. Non è possibile che facciano dei contrasti sempre perfetti. Sempre perfetti, non è possibile, raga. Non esiste. Grande, quanto ti voglio bene a te. Però è morto lì per terra. Il portiere per fortuna esce. Non rimane in porta. Ma no! No, raga, qui c'è qualcosa che non va. Ah, cioè, dopo quel gol schifosissimo, niente. Avete fatto un buon lavoro finora. Speravo che li avremmo distrutti nel primo tempo. Calmati, Nitta. Restiamo sulla difensiva. Arrivare a questo punto in parità è esattamente quello che volevamo. Seguiamo il piano. Noi ci occupiamo della difesa finché tu non trovi un'apertura per segnare nel secondo tempo. Contiamo su di te. Vittoria o sconfitta. Dipende tutto da me. Ma non riesco a liberarmi di Tsubasa. Non da solo, almeno. Cosa posso fare? Con la mia velocità dovrei riuscire a liberarmi della sua marcatura almeno per un attimo. Poi, ricevendo un passaggio al momento giusto... No, mi servirebbe più tempo. La mia unica possibilità è provare un tiro al volo. Ma sarei in grado di usare quella tecnica? Vediamo se sarei in grado di usarla. Io cercherò di fare almeno un altro gol, perché sennò perdiamo. Questo proprio non l'ha manco visto. Io avrei crossato. Oh, non è per dire nulla. Ma il cross c'era. Peccato che non si vedeva. Sì. Se mi diceva che gliela passava, guarda, gli dico, fai da solo. No, non mi piace come cambia i giocatori. Già che non si vedono tutti. Sì, vabbè, quanto lag c'era lì. Manco proprio la sentita neanche, proprio, zero. Dice che carica il tiro speciale, ma non ce l'ha in realtà. In realtà non esiste. Vabbè, intanto tiriamo per far stancare un po' il portiere. Però no. No, vabbè, dai. Non è possibile, raga. Dov'è il giocatore? Dio.
Non è possibile, raga, giocare così. Ma l'avevo fatto io! Due di fila l'avevo fatti, mo. Bene, bene, bene. Cosa? Ma non è uscita! Ma dove? Ma scherziamo? No, vabbè, non è vero. Non è vero. Cioè, non è possibile, raga. Io tutto quanto accetto, ma no che non esiste proprio rimessa laterale. I comandi rispondono molto lentamente comunque. A meno che non tiene l'azione statica per il tempo che cerca di fare l'azione, non lo so. Boh, a caso. Cambia giocatore, cambia. Ecco, a posto, è gol. Ma meno male, è da fuori. Nel pubblico che dice guarda che non sei Tsubasa. Lo sa meglio di chiunque altro. È una tattica troppo avanzata. Ma allora scusatemi, che cosa avete fatto per un anno? L'ha premuto, ma niente. Qui da dove è arrivato non lo so. Tipo mezzo metro dietro gli stava. Niente, troppo lontano per il tiro. Ah, peccato. Pensavo si potesse tirare anche da lontano con i tiri speciali. Voglio dire, sono tiri speciali apposta. A questo. Vabbè, quello troppo prima io, quello lo riconosco. Quando vado troppo prima lo dico, ma cavolo, certe volte non esiste proprio. O non ce l'ha il tiro e mi sbaglio io, ma quando carica quella barra lì... Oh, vai, mo! Vai! Perfetto, almeno si stanca un pochettino. Lì non ho capito, mi sembrava tutt'altro, Non lo so, non caricava il tiro speciale. Anzi, lo caricava, poi lasciavo, non andava. Quindi non so proprio che dire. Qui c'è qualcosa di strano, raga, eh. O il gioco te lo fa apposta. Un giocatore vicino, è possibile averlo? Grazie. Va bene. L'importante è arrivarci davanti alla porta. L'importante è arrivarci. Dai, avevo tirato! Avevo lasciato il tiro! Avevo lasciato proprio... Ma perché? Alla finale sarà deciso ai rigori, ma cosa? Prima vinceremo questa sfida e poi andremo alle nazionali. Non permetterò che il nostro sogno finisca qui. Ragazzi, proprio qua è da sclero, altro che FIFA. Maledizione. Non ci siamo riusciti. Non preoccuparti, Nitta. Grazie a te che siamo arrivati fin qui. Statemi a sentire. Questa partita la vinceremo noi. E porteremo l'automo alle nazionali! Ho fatto a caso, non lo so. Ho premuto la levetta e poi ho tirato.
qui purtroppo va a caso. Non si è mosso il portiere. Al centro, lascio al centro. Allora. Mi tuffo ora alla mia sinistra. Vai così. Abbiamo vinto. Cioè, spero. Ok. Ma dai! Neanche se lo fai apposta! Se la paro ho vinto. Aspetta. Sì! Come rete! Ma stiamo scherzando? Niente, non è fattibile. Non è normale, raga. Dai, su, devo pararla. Ha detto rete, ma era comunque parata. La vincitrice delle regionali di Shizuoka è la scuola media Nankatsu per il terzo anno consecutivo. E ora andranno le nazionali. L'Otomo ha messo alle corde i campioni in carica, ma non è riuscito a dare loro il colpo di grazia. Ragazzi, migliorerò. Purtroppo è molto arcade il gioco, quindi non si basa sulla forza del singolo giocatore, non del tutto. Si basa molto sui contrasti e sì, devo migliorare. È la prima vera partita che faccio, quindi non posso neanche lamentarmi. Però, quando io premo ZR per il contrasto e quello il giocatore sta dietro e l'attaccante già sta avanti, non si sa come abbia fatto a schivarlo, c'è un lag assurdo. Oppure prima che la palla è uscita dal lato, ma non era uscita in realtà. L'avevo tenuta anche più distante della linea. O forse è stata talmente veloce che non si è vista tramite il contrasto, non lo so. Però io spero di essermi sbagliato e che lì sia veramente uscita. Perché se non è veramente uscita, è un bug molto grave. Ma ricontrollerò poi durante l'editing. Però il video finisce qui, quindi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Captain Tsubasa. In descrizione, come sempre, trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!